Allora, ragazze, siccome non so bene ancora come fare questo video, mi devo un po' organizzare perché l'altra macchina si è spenta, quindi dovrò fare per forza tutto col telefonino. Quindi vabbè, nulla, mi devo fare il letto, ma non so se lo farò con voi o a distanza della off camera, perché purtroppo non ho una piglia, cioè ho il bastone del selfie, ma non va bene, ci vuole proprio un vero e proprio cavalletto, che ovviamente non ho. Quindi mi devo far bastare quello che ho. Su internet non mi piace acquistare, cioè mi piace acquistare a queste pazzie, ma non si può. E quindi vedete il video a schifezza, nel senso che vedrete un video che ahimè non mi fa. Comunque, buongiorno a tutte, già ve l'ho detto prima, sotto forma di silenzio, però ve l'ho detto. Io sto dato con la manina. Ovviamente sto video penso che lo monterò, non so come, ma lo monterò e niente. Nel frattempo sto cercando di vedere cosa posso fare per fare questo video. Vediamo un po' come posso strutturarlo questo video, non lo so ancora. Facciamo così, ci vediamo tra un secondo perché non ho ancora idea. Allora niente, nel frattempo mi vesto. Anzi, sono già vestita e devo solo mettermi qualcosa di meno fastidioso addosso, perché nel busto sono già vestita. Ma vedete come sono? In pantaleggings, non so se è fattibile, però mi sa che resto così. Se si può, perché questo è un pantaleggings un po' di quelli da casa, ma io mi sa che esco lo stesso così. Vediamo. Non ne ho idea, sinceramente sono un po' in confusione in questo momento di cosa vestirmi, se non è che resto così, tanto sto comoda lo stesso. E nulla, comunque adesso mi distribuisco qualcosa sulle sopracciglia, ovvero mi ridefinisco, sì, e poi ovviamente pronta per uscire a consegnare delle cose. No, non faccio, non sto facendo più la consigliera di bellezza, ma devo andare a portare delle cose dal medico, delle cose da, vabbè, non voglio dire cosa, comunque nulla. A dopo, io esco e torno subito. Allora, ciao ragazzi, dunque, eccomi, sono sempre via a capo posto adesso e ho deciso di farmi un cambio di programma praticamente, sì, cambio di programma perché, come devo dirvi, allora, le pulizie di casa aspettate, le rimando un altro momento perché preferisco più farmi una passeggiata e poi tornare a casa e farmi tutte le pulizie, quindi vediamo un po' se riesco a fare il video delle pulizie, non lo so neanche io. Comunque aspettate che attendete. Dunque, ora mi faccio una bella passeggiata insieme a voi. Con tanto di macchine, ma giunta, ma guarda, ho un po' più di pianto, non so io perché non ho voglia di riprendere altre persone, meno male che ho la telecamera frontale, perché non me la sento proprio. E nulla. Ora alzo un pochettino perché sembra che mi stai prendendo qualcos'altro, ma non è così. E niente, ecco qua, le mie solite parole famose, sembra che c'è una che mi stava osservando, perché io me ne frego esattamente, e nulla. Dunque, oggi come sto? Sto piuttosto bene, perché quando faccio video vlog, e non solo, quando sto, come si dice, facendo questi video mi trastullo un po'. E poi mi viene l'ispirazione di fare altri video. Tutto lì. Che pietra che c'è adesso. C'è una bellissima pietra. Non so quanto durerà, però vabbè. Allora, ecco qui. Dunque, ho dovuto cambiare marciapiede, ovvero strada. Perché, come vi ho detto appena, già avete capito dal video immagini che preferisco non riprendere altre persone, comunque nulla.
Ora sto andando al porto, nel frattempo vedete, ecco, tutte le strade sto ripercorrendo, è lunga. Adesso non so se apre la strada libera perché prima c'era come una specie di cantiere e non si poteva passare. Adesso grazie a Dio hanno liberato tutto. Sì, hanno liberato tutto e quindi riesco almeno tra virgolette a passare. Ok, e Vabbè, voi niente. siete per il marketing o per che Aspettate, cosa? eccomi. Allora, mi stavo di, non mi ricordo più. Ah sì, che c'era una strada, non so come farlo vedere, perché dovrò montare il video, che voglia che ne ho. Vabbè, lo farò lo stesso a questo punto, ma non posso girare la telecamera perché c'è troppa gente, nel senso che vabbè, non mi va di prendere altre persone, ma vi dico già la mia opinione, che nella mia opinione cosa riguardo di te. Che allora c'è un pezzo di scavo, non so, stanno costruendo un altro pezzo di marciapiede e non so se si vede. Ecco qua, vedete questo, e non so come voi state vedendo perché questo telefono è mezzo zozzo, però vabbè, dettagli e niente, nulla. Comunque, ora sto passando per fare i negozi, che tra l'altro sono sempre chiusi, e nulla, negozi anche di abbigliamento, e questo è quanto. Vedete che bei negozi di abbigliamento? Già, eccomi qua, arriva mia nonna, aspetta. Allora, ragazzuole belle, dunque. Non so ancora dove, siccome sono all'aeroporto, però non ho idea se riuscirò a proseguire la mia passeggiatina. Certo, ho avuto un caso in qualche modo, però non ho ancora idea se voglio fare quella parte lì o di là, vedete? Di là. Non ho veramente idea. Fatemi sapere sui commenti. Anche se questo diventerà una premiere su YouTube, perché ho intenzione di farlo diventare una premiere su YouTube. Vediamo. Ok. E niente, metterò come live su YouTube questo video, se riesco, perché non è detto. Altrimenti diventerà un video e basta. Comunque nulla, fatemi sapere sotto i commenti se questo video vi è piaciuto, se vi è divertito, vabbè, divertito no, più che altro fatto compagnia. E niente, che dire, mi sa che io vado di là, ma non ho ancora idea. Vabbè, bisogna anche decidersi nella vita, mi sa che io vado di là che è meglio. Allora, siccome non c'è nessuno, io vado per questa strada. Ho deciso che vado qua, sì, dritta da me, qua. E niente, c'è una bella giornata di sole, come vedete, vero? Già, intanto qua mi abbasso un po' la mascherina perché non vedo una mazza, poi gli occhiali mi si appannano ancora di più e non vedo una fava. Già, nulla. Oggi cosa vi racconto di bello? Ho sognato, cosa ho sognato? Nulla di che, neanche mi ricordo bene. Oddio, ma sto registrando, sì, ok. E dunque, adesso sono vicino a una specie di casa, di negozio, boh, non so prima anche io come chiamarlo, dove c'è roba sarda. C'è roba sarda, gioielli, che ne so come chiamarlo, negozi di gioielli, queste robe così, vedete. Già. E nulla, io adesso salgo queste scale, stoppo il video e ci vediamo dopo. Allora, sono appena salita le scale, sono questa via, vedete? No, non si vede niente, sono di qua, in queste scale. Però non ho idea, sì. Boh. Non sono qui, dove cavolo girarmi? Boh, non lo so. Non lo so bene. Vedete?
sì, ragazzi, stavo correndo e quindi ho commentato. Lo sai che è fatto vantaggio? Però l'ho mangiato tanto anche. Quindi, sì, però... Quindi... Devo guardare quando sto camminando di non vedere. Già. Vedetelo. Qui. Ora mi guardo la terra perché non voglio. Non ho intenzione di vedere. Quante volte ho ripetuto una loro rubia. Infatti, comunque io non vedo la mazza. Con questa cavolo di mascherina. Allora, qua sto camminando attraverso dei negozi, un ristorante, dall'altra parte c'è una però farmacia, una gelateria e di là c'era un vecchio negozio di dischi e di cartolibreria, barra dischi. Ok? Che adesso tra l'altro hanno chiuso, quindi vabbè, sono passati anni da quando è stato chiuso quel negozio vecchio di cartolibreria. Già. E invece c'è un negozio di mobili antichi che adesso è chiuso, ma penso che non so quando riapre, però dettagli. Allora ragazzi, qualcuno mi ha chiesto qui, che non è della zona, non ne so niente, però vabbè, ho chiesto, sì, aspettate un attimo che c'era un... Allora, vi stavo dicendo, dovrò togliere dove dicevo dell'ambulanza perché non è bello, dove c'è il coso, il rumore. Comunque vi stavo dicendo, ora non vedo una mossa e non mi ricordavo la via di Blavia, Brigata Sasso, io me la ricordavo, era dall'altra parte, ovvero di là dietro la chiesa, ma non mi ricordavo. Uno mi ha fermato dicendomi: signorina, mi scusi, dov'è via Brigata Sassari? Sti cavoli, non la ricordavo io, vabbè. Niente. Dettagli. Vedete quanto sono rincoglionita? E non mi ricordo le cose, vabbè, non si può dire, però è così. È la verità. Già. E nulla. Io ora vado perché il video sta al termine. Tanto me le ho chiesto occhiali perché sinceramente non ho voglia di stare sempre con gli occhiali addosso, perché se non vedo una mazza, però è sempre bene che mi faccio vedere in faccia, anche se questa mascherina e si vede una bianca fava, già che mi affanno gli occhiali, vedete? Mi affanno gli occhiali, cioè... E nulla, qua sto facendo un casino, non so ancora cosa, però vabbè. E io vi lo concludo qua, qui sono. Quindi c'è... No, aspettate che guardo se riesco a vedere che ore sono. Oh là là, sono le 11. Ora che devo fare altri video. Siamo arrivati già a 15 minuti e qualcosa di video. Io... Allora vi dicevo, io vi saluto, avete visto anche abbastanza di questo video un po' strampalato, però vabbè, e ci vediamo al prossimo video. Allora mettete like, commentate, condividete, se vi va non ve lo chiedo per, come si dice, non vi costringo perché ci mancherebbe altro. Se vi va iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ai prossimi video, ok? Non guardate gli occhiali perché tanto, anche se non ho messo correttore, è segno della mascherina, come logico che così. Quindi niente, adesso noi ci vediamo dopo questo video in un altro sì, dopo questo video ne vedrete altri, quindi state sintonizzati sul mio canale YouTube. Ciao, a presto, un bacio e buona vita a tutte, ciao.